Lo studio è di ricercatori dell'Università della Virginia, riportato, eccolo qui, abbiamo trovato la notizia dalla rivista Alzheimer's and Dementia. I sintomi caratteristici della malattia, lo ricordiamo, sono principalmente una grave perdita di memoria, un declino della funzione cognitiva, ma precisano i ricercatori, i processi molecolari che portano a questi sintomi solitamente cominciano anni prima, ovvero molto prima che si verifichi un danno neuronale esteso. E la migliore speranza per sconfiggere questa malattia è riconoscere precocemente i pazienti a rischio e iniziare a trattarli con nuovi farmaci e forse con correzioni anche degli stili di vita che potrebbero ridurre la velocità con cui la fase silenziosa della malattia progredisce. Quando l'Alzheimer comincia, c'è un lungo periodo di tempo, un decennio circa, in cui i neuroni del cervello tentano di dividersi, probabilmente per compensare la morte di altri neuroni colpiti dalla malattia. Ciò che spingerebbe questi neuroni indietro nel ciclo cellulare sarebbe un eccesso di calcio che penetra all'interno e ciò si verificherebbe prima di una catena di eventi che alla fine portano alle cosiddette placche amiloidi, cioè questi accumuli nel cervello composti principalmente dalla proteina beta amiloide e in piccola parte da un'altra proteina, l'apolipoproteina E, che interferiscono su che cosa? Sulla funzione delle sinapsi neuronali dei malati di Alzheimer. Si è studiato in che modo la memantina, questo farmaco, potesse essere efficace e dai risultati è emerso che blocca il rientro del ciclo cellulare. Gli esperimenti suggeriscono che la memantina potrebbe essere efficace, dicono gli scienziati, se potesse essere somministrata ai pazienti molto prima che diventino sintomatici. I potenziali pazienti dovrebbero essere sottoposti a screening per i biomarcatori del morbo di Alzheimer, come abbiamo detto prima, anni prima che compaiano i sintomi. Forse questo farmaco potrebbe rallentare la progressione della malattia abbastanza a lungo. I pazienti dovrebbero quindi essere trattati con questo farmaco, possibilmente per tutta la vita, nella speranza di fermare la malattia.